Negli studi di TV City, Giovanni Palomba, il sindaco uscente della città di Torre del Greco, ieri il ballottaggio ha proclamato il nuovo sindaco Luigi Mennella. Come sta vivendo questo momento? Qual è stato il suo messaggio di auguri al nuovo sindaco? Allora, un augurio io già l'ho messo sul mio sito Facebook a poche ore dall'elezione di Luigi Mennella e quindi praticamente ecco, gli confermo ancora gli auguri. Stamattina ci siamo sentiti io e il sindaco che tra 48 ore verrà proclamato dal giudice Abete. Pare che per giovedì, massimo sabato, ma io penso per giovedì, verrà fatta la proclamazione e quindi il sindaco, che ormai è già sindaco, siederà a Palazzo Baronale per iniziare tutte le procedure, iniziando la prima procedura è quella di ricercare un segretario generale. Dopo 5 anni alla guida di questa città, adesso come vive questo momento? Ma io, in sostanza, la mia scelta l'ho fatta già tempo fa, quella di non candidarmi, motivi li ho spiegati, 5 anni non sono stati né facili né difficili, ma avere l'accanimento terapeutico per diventare per forza un'altra volta sindaco, onestamente sono stati 5 anni dove si sono vissute tante cose belle, tante cose certamente non semplici, non facili, è inutile qui ricordare. Adesso il suo legame con il territorio, con la città, come cambierà? Continuerà ad impegnarsi in politica o a vigilare sull'operato del nuovo sindaco? Vigilare e controllare mai, perché ritengo che siano qualcosa di non di bello. Vi seguirò voi come TV City, ecco i giornali, in modo tale sarò presente, diciamo così, a seguire quella che è la vita amministrativa della città, anche perché di cose belle ne dovranno essere fatte tante. Ho elencato dal PNRR ai PICS quello che è già stato fatto e i fondi a disposizione della città, oltre 65 milioni di euro, che adesso il nuovo sindaco dovrà portare avanti. Il nuovo sindaco a Palazzo Baronale non troverà nessuno, nel senso che non ci saranno né disoccupati, né chi praticamente farà baldoria sotto a Palazzo Baronale, né c'è una situazione di emergenza da nessuna parte, una sola emergenza è quella dei dipendenti, che è fondamentale. Ci siamo tenuti per mano, nel vero senso della parola, il mio modo di fare. Con tutti gli uffici, di essere sempre presente, può darsi qualche volta le ho portate io le carte o non ho fatto mai muovere dagli uffici nessuno una firma per l'avvocatura o tante altre cose, dicevo non vi muovete, vengo io da voi perché la questione è seria non a torre, è seria ovunque, c'è un concorso. L'elemento di base è a tutti in tempi certamente non brevi perché l'ente pubblico non è semplice, non è privato, si ha bisogno di forza lavoro come il pane. Si aspettava l'esito del ballottaggio? Sì, personalmente io l'ho seguito molto di stacco, nel senso che sono andato a votare, anzi il mio voto io e mia figlia, nella sezione 17, sia al primo che al secondo turno. Visto una campagna elettorale nella prima parte con tutti quei candidati, l'ho vista veramente tranquilla. Anzi, sembrava che Torre non vivesse il momento elettorale. Nella seconda, il ballottaggio, diciamo che nonostandoci c'erano solo in due, beh, qualche scaramuccia di tipo ecco, tu e io e tu, l'abbiamo seguita. Il risultato è netto e chiaro, di questo nessuno mette voce. Anche ieri i festeggiamenti ho visto che sono stati fatti secondo il modo giusto, un festeggiamento fatto secondo ecco, stare assieme tra gli amici che hanno supportato il candidato sindaco, beh, devo dire che tutto sommato la città ne esce tranquilla e senza praticamente punti negativi.